Operazione che è stata denominata Follow the Money, ovviamente ad essere coinvolta è la mafia non solo siciliana che andava a investire anche in altre parti d'Italia, Sicilia, Lombardia e Veneto, coinvolte 26 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori per eludere la normativa antimafia, soggetti che facevano riferimento al clan Scalisi Laudani, e noi ne parliamo insieme al comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, Gennaro Tramontano. Buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi. La mafia si fa imprenditrice in prima persona per fare soldi? È proprio così, è l'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, la direzione distrettuale antimafia, ha permesso proprio di ricostruire gli investimenti del clan Scalisi, che costituisce una articolazione territoriale del clan mafioso Laudani sulla provincia di Catania, in particolare di Adrano, e questi investimenti che sono stati compiuti dal clan per mezzo di imprenditori nel nord Italia e come avete già anticipato voi, in particolare in Veneto e in Lombardia. Comandante, a colpire anche l'entità del patrimonio, 50 milioni di valore tra 17 società e 48 immobili? Esatto, perché questi investimenti effettivamente hanno riguardato nel tempo importanti società che si occupano del settore della logistica, dei trasporti, della commercializzazione del carburante e alcune di queste poi a loro volta possiedono un patrimonio immobiliare anche in queste regioni molto significativo, quindi una stima anche prudenziale. E altra cosa che colpisce, la mafia non solo in Sicilia fa affari, ma punta anche alla locomotiva Italia, che è appunto il nord, Lombardia e Veneto. Esattamente, proprio così, è una attività che ha permesso proprio di evidenziare questa capacità delle organizzazioni criminali di utilizzare questi veicoli societari proprio per continuare con forme illecite, ovviamente attività di carattere imprenditoriale, reinvestendo anche le somme che sono state nel tempo acquisite grazie all'attività illecite dei clan. Ringraziamo il tenente colonnello Gennaro Tramontano, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, per questi approfondimenti. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.